Ciao a tutti da Valerio Villa e da Metropolis Immobiliare, vi do il benvenuto anche oggi in un nuovo video. Come vedete intorno a me c'è tantissimo verde, tanta natura, siamo nella bellissima Valle di Muggio, quindi siamo in una posizione davvero dominante con una bellissima vista panoramica e vicini ovviamente a tutti i bellissimi percorsi, le passeggiate, a Breggia, appunto a circa 20 minuti da Mendrisio. E quello che vi mostrerò oggi è un rustico di circa 100 metri quadrati sviluppato su due livelli, 5,5 locali. È un rustico che negli anni ha ricevuto diversi interventi di riattazione, quindi negli anni 90 prevalentemente è stato sistemato il tetto e sono stati appunto eseguiti diversi lavori. In descrizione vi lascio tutta appunto la lista completa dei dettagli e un descrittivo completo, appunto, così che possiate eventualmente evincere tutte le informazioni dettagliate riguardo a questa proprietà. Quindi lo trovate proprio qui sotto, così come il link per poter accedere alla scheda dell'oggetto direttamente all'interno del nostro sito e quindi apprendere tutti i dettagli. Vi faccio presente che appunto questa unità non è collegata per quanto riguarda l'elettricità all'impianto comunale, quindi ha un suo sistema con delle batterie, quindi alimentato elettricamente. Abbiamo un riscaldamento a gas, ma alimentato anch'esso con delle bombole a gas. Poi in caso di visita il consulente potrà ovviamente approfondire tutti questi argomenti. E ci tengo anche a mostrarvi qualche immagine col drone e qualche immagine dettagliata degli spazi esterni, perché siamo veramente in una posizione stupenda e idilliaca, proprio immersi nella natura. E vi faccio presente che il terreno questo rustico appunto ha è un terreno che è prevalentemente scosceso, quindi non utilizzabile, ma abbiamo anche questa parte esterna, come vedete, dove è possibile eventualmente organizzare con dei mobili da esterno oppure godersi il panorama sfruttando questo bel terreno che è di oltre 1000 metri quadrati, come dicevo, però prevalentemente scosceso. Ecco, adesso quindi rimanete con me che ci vediamo all'interno della proprietà per visitarne gli spazi subito dopo la sigla. Bene, accediamo quindi a questo bel rustico. Abbiamo subito un camino all'ingresso, quindi tutti gli elementi caratteristici di questo tipo di proprietà valorizzati. Come vedete siamo al piano superiore e abbiamo questa grande zona living caratterizzata da una cucina tradizionale con il forno a legna, abbiamo il camino, quindi tutti gli elementi caratteristici di una proprietà particolare come questa valorizzati. Abbiamo le travi a vista, quindi il posto ideale per poter trascorrere dei momenti di svago con i propri amici. Come dicevo, è una casa unicamente secondaria, quindi l'ideale per le vacanze, per chi ama il relax, la natura e appunto che eventualmente desidera utilizzare l'immobile come proprietà appunto per casa vacanza. Quindi su questo piano abbiamo questa spaziosa zona living, abbiamo poi una scala chiocciola che dall'ingresso ci consente di accedere a questo soppalco dove eventualmente si può realizzare un ulteriore spazio sempre a servizio della zona giorno o eventualmente anche una camera. E invece al piano inferiore abbiamo le camere da letto, sono tre camere da letto, un bagno, quindi un grande bagno che è stato anch'esso oggetto negli anni 90 della ristrutturazione, e sostanzialmente abbiamo l'accesso poi a quello che è la parte esterna del giardino. Quindi la zona notte è strutturata con queste tre camere da letto e appunto con questo bagno e l'accessibilità agli spazi esterni. Sul piano dove ci troviamo, quindi sempre qui al piano superiore, abbiamo anche ovviamente un WC, quindi che va a servire questa zona giorno. Quindi un rustico sicuramente ideale, come dicevo, per coloro che cercano l'immersione nella natura e una privacy assoluta e ovviamente tanta tranquillità e pace, perché siamo veramente in una posizione molto bella qui a Breggia, nella Valle di Muggio, a una ventina di minuti da Mendrisio. Adesso seguitemi che torniamo quindi nella parte esterna, nello spazio esterno, dopo aver visitato appunto tutti gli spazi interni, per completare la visita di questo oggetto e fornirvi tutti i dettagli e quindi gli elementi per contattarci. Venite con me.
Bene, siamo arrivati alla fine anche del tour di questo rustico in Valle di Muggio, a Breggia, quindi in una posizione immersa nella natura, ideale per coloro che amano questo tipo di contesti, ovviamente, e di oggetti caratteristici. Vi ricordo che è una residenza unicamente secondaria, non può essere convertito in casa primaria, e vi ricordo anche che il riscaldamento è tramite delle bombole a gas, e per quanto riguarda invece l'impianto elettrico abbiamo appunto un impianto con delle batterie e quindi non è collegato con l'impianto comunale. Questi sono elementi che trovate anche qui sotto in descrizione, così come tutte le altre informazioni dettagliate riguardo i lavori svolti negli anni e qualsiasi altro dettaglio desideriate lo trovate proprio qui sotto in descrizione, così come il link per poter accedere alla scheda di questo oggetto direttamente nel nostro sito. Quindi prima di salutarvi, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare le notifiche con la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità relative agli immobili di Metropolis. E se foste interessati a maggiori informazioni su questa proprietà che abbiamo visto oggi o eventualmente a fissare una visita, non esitate a contattarci al numero di telefono che vedete qui sotto o tramite il sito metropolisimmobiliare.com e saremo ben lieti di mettervi in contatto con il nostro consulente che si occupa di questo oggetto. Io prima di salutarvi vi ricordo anche di farci sapere se avete un immobile da vendere nel Canton Ticino, poiché possiamo mettere a vostra disposizione un team specializzato e un'esperienza di oltre 15 anni nel mercato immobiliare appunto del Canton Ticino, e possiamo veramente aiutarvi a portare a termine la compravendita del vostro immobile nel minor tempo possibile, alle migliori condizioni possibili, ma soprattutto senza sorprese. Quindi grazie per essere stati con me anche oggi nella visita di questo rustico in Valle di Muggio a Breggia. Vi auguro una splendida giornata e ci vediamo come sempre al prossimo video.